con Davide Montesarchio, a cura di Maddalena Lubini. Buongiorno a tutti e bentornati a Disport. La scorsa puntata era dedicata ai giovani, questa invece è dedicata a chi è meno giovane, ma di certo non meno vitale. Avanzata, di invecchiamento attivo con l'Unione Italiana Sport per Tutti e le sue iniziative all'interno della piattaforma promossa dalla regione FVG chiamata Invecchiamento Attivo. Abbiamo con noi Elena De Betto, la presidentessa di WISP FVG. Buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Vorrei inizialmente chiederle innanzitutto di presentare WISP, di cosa si tratta, quando è nata e quali sono i suoi valori. Allora, WISP nasce sul territorio nazionale all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quindi intorno al 46. Siamo un ente di promozione sportiva e recentemente abbiamo acquisito anche la qualifica di associazione di promozione sociale dopo la riforma della legge sul terzo settore. Nasciamo soprattutto con un obiettivo, che è quello di garantire a tutti la possibilità di accesso alle attività motorie e sportive. Ovviamente nell'immediato dopoguerra, quando nasciamo, non era poco diffuso, era molto elitario e non tutti avevano la possibilità di accedervi, e quindi in prima battuta il nostro è stato soprattutto un obiettivo di sport nel senso più tradizionale del termine. Poi negli anni invece ci siamo trasformati, soprattutto dal punto di vista della promozione sociale, in un'ottica di garantire la possibilità di fare movimento a chiunque e nelle modalità in cui gli sono più consone. Questo è un po' l'obiettivo che oggi ci proponiamo. Ovviamente, proponendoci questo obiettivo, quello che facciamo è molto vario, perché va appunto dall'attivazione, diciamo, di corsi sportivi tout court, quelli sono più tradizionalmente interessati, così chiamati, a invece fare attività dove lo sport diventa mezzo per fare integrazione piuttosto che salute, benessere e così via. Quindi le azioni sono veramente tanto tanto varie. Poi alla fine ci può fare qualche esempio di promozione dell'attività? In questo caso ci sono due canali di solito. Uno è un canale, diciamo, di advocacy, cioè un canale in cui su un piano istituzionale si spingono gli enti locali piuttosto che gli enti pubblici o comunque i decisori, diciamo, pubblici a mettere in campo leggi e azioni che vadano nell'ottica di promuovere lo sport in tutte le fasce d'età e indipendentemente dalle attitudini e dalle abilità delle persone. L'altra invece è proprio quella di attivare corsi o luoghi in cui praticare attività motoria e attività sportiva che siano facilmente accessibili sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della qualità dell'attività fatta. E in entrambi questi casi sono i binari su cui è partita la collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e il portale che lei introduceva all'inizio, che è quello dell'invecchiamento attivo. E infatti su questo tema, iniziativa, di cosa si tratta dell'iniziativa invecchiamento attivo e come WISP entra all'interno di questa piattaforma? Sì, allora, la Regione Friuli Venezia Giulia è stata una delle prime regioni in Italia ad attivare una legge specifica sull'invecchiamento attivo. E questa legge, tra l'altro, è trasversale rispetto a tutti gli assessorati della regione, quindi è, come dire, una legge multifunzione, perché ovviamente parlare di invecchiamento attivo vuol dire non solo mantenere attive le persone che hanno superato una certa età, e questo mantenerle attive vuol dire dal punto di vista culturale, formativo e ovviamente anche dal punto di vista motorio. Noi abbiamo aderito molto volentieri già quando la legge era in discussione, perché riteniamo che appunto uno stile di vita attivo, a qualsiasi età, determini ovviamente una qualità della vita migliore, una qualità della salute migliore. Quando poi la Regione Friuli Venezia Giulia si è dotata di questa legge, quindi finita la discussione e in dotazione, ha deciso di attivare un portale, un portale web, in cui raccogliere tutte le iniziative che vanno in questo senso. Noi ovviamente abbiamo aderito immediatamente, caricando sul portale, che è appunto questo, che si chiama proprio invecchiamento attivo, tutte le attività che vanno in questa direzione. Quindi nel nostro caso sono soprattutto gruppi di cammino, attività motoria indoor di ginnastica per adulti, e poi il Nordic Walking è un'attività che si chiama calcio camminato e che si svolge soprattutto nel Pordenonese, che è un'attività appunto di calcio, come dice il nome, ma
decisamente con ritmi molto molto più lenti. Dato che questa è una grande curiosità del calcio camminato, potrebbe descriverci come si articola questa attività motoria? Lei deve immaginare una partita di dove una delle regole è il divieto di correre, cioè tutto deve avvenire camminando. Questo implica che ci sia una capacità migliore di ovviamente di possesso della palla in qualche modo, nel senso che uno deve essere in grado di tenerla, ma anche poi di perfezione nel passaggio, perché le persone non possono correre per raggiungere la palla, ma la palla deve arrivare ovviamente al giocatore abbastanza vicino. La cosa interessante, perché abbiamo pensato al calcio del camminato, perché ci siamo accorti negli anni che quando attiviamo attività motorie per adulti e anziani la platea è soprattutto femminile, cioè la ginnastica, come dire, il benessere, il movimento fine a se stesso, non con un aspetto ludico o competitivo, accoglie più facilmente le donne che gli uomini. E forse, come dire, nell'ottica maschile l'attività motoria ha sempre un aspetto competitivo di risultato e anche forse ludico, se proprio vogliamo mettere così, anche su degli aspetti che non sono proprio legati all'agonismo. E quindi abbiamo pensato a quale potesse essere l'attività, e lo sappiamo che il calcio è una delle attività che gli italiani amano di più, quale potesse essere l'attività, quindi naturalmente siamo andati verso il calcio, che in qualche modo potesse ancora risvegliare degli interessi anche nel genere maschile e che contemporaneamente potesse abbinare ovviamente una modalità che forse adatta anche agli anni, come dire, più avanzati, non solo ai giovani. E così nasce il calcio camminato, e in tutta Italia ormai sono diverse le regioni che l'hanno attivato, le due che ne hanno attivati, appunto nella nostra regione si è attivato soprattutto nella provincia di Pordenone. È molto interessante perché appunto le persone si divertono e tra l'altro le squadre sono miste, perché mentre il calcio in qualche modo per tutta la vita del genere maschile e genere femminile, invece in questa età in qualche modo le differenze si assottigliano e anzi la possibilità è appunto quella di giocare misti, è molto divertente per tutti, insomma, quindi sia per le donne che per gli uomini. Ed è molto interessante. Quindi in tal caso, come già accennato lei all'inizio, si tratta sì di attività motoria, ma anche di stimolare la socialità, che superata una certa età è una cosa molto importante da preservare. Assolutamente, infatti parliamo sempre, quando parliamo di attività motoria, indipendentemente dall'età, di benessere psicofisico. Questa cosa si acuisce moltissimo quando l'età è quella avanzata, della terza età, perché ovviamente intervengono molti elementi di solitudine, spesso si rimane soli, uno dei coniugi magari se ne va prima dell'altro, piuttosto che le relazioni sociali che magari sono legate al lavoro o all'occuparsi della famiglia e quindi dei figli, vengono un po' i figli diventano più indipendenti e si smette di lavorare. Bisogna reinventare la propria socialità. E lo sport, l'attività motoria può essere un luogo in cui attivare nuove relazioni sociali appunto con nuove persone e quindi mantenersi attivi non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista sociale. Io ringrazio tanto Elena De Betto per essere stata nostra ospite oggi e le auguro una buona giornata e magari ci risentiremo più avanti. Grazie a lei, buona giornata a tutti quanti.